Matteo Lepore, siamo alle ultime ore di questa campagna elettorale. Allora, intanto qual è un po', diciamo, l'umore, l'ambiente in questi giorni incontrando le persone? Confesso che è stata una lunga avventura questa campagna elettorale. Sono partito più di un anno e due mesi fa. È stata un'avventura di incontri con i cittadini, oltre 790 incontri. Anzi, oggi ho fatto l'incontro 794, quindi grande ascolto. Devo dire, grande voglia di impegnarsi per Bologna. Ho trovato una grande risposta di partecipazione e dobbiamo in questi giorni coinvolgere più persone possibile per segnalare che il 3 e il 4 di ottobre si vota. È molto importante perché la ripartenza, l'uscita dal Covid necessita di un governo forte della città. Siamo in una piazza simbolo, Piazza del Nettuno, Piazza Maggiore, siamo vicino all'Extra Bo, che vuol dire anche uno sguardo a quella che è la città metropolitana, quindi non solo il comune ma anche l'Appennino e la pianura. Qual è un po' lo stato di salute in questo momento della città? Si vedono un po' di turisti, questo è già positivo. Sì, la reputazione di Bologna è solida, la prova è che appena il Covid ha dato tregua i turisti sono tornati, sia turisti nazionali che internazionali. Noi abbiamo dei dati di occupazione delle camere negli alberghi bolognesi che sono già pre-Covid, peraltro senza i turisti americani e inglesi che erano gran parte del turismo straniero, quindi ci sono anche delle novità di frequentazione. Bologna piace e dobbiamo essere consapevoli di questo perché il turismo, l'apertura a livello internazionale è un nostro vantaggio anche per l'economia. Uno degli impegni che mi sto assumendo è quello, candidandomi a fare il sindaco metropolitano, proprio di rafforzare il tessuto produttivo e turistico del livello metropolitano, perché più servizi di qualità daremo, più la reputazione di Bologna sarà forte. Allora, qualche tema specifico, i Deor, c'è stato un po' di polemica, no? Vanno tolti, non vanno tolti, direi che anche negli ultimi incontri, penso anche quello di Confindustria, ha spiegato bene la posizione, cioè sì, oggi bisogna continuare ad aiutare, però l'idea è di regolamentare. Esattamente, la mia posizione è stata un po' strumentalizzata dalla destra, ma ci sta, siamo in campagna elettorale, però i cittadini devono sapere che noi abbiamo semplicemente affermato una cosa che era già nell'accordo con l'associazione di categoria, cioè alla fine della pandemia si tornerà alla normalità, al rispetto di quello che è il regolamento sui Deor. Peraltro questo accordo è stato assunto dall'amministrazione insieme alle associazioni di categoria in virtù dell'azzeramento del canone di occupazione del suolo pubblico, quindi noi abbiamo concesso più spazio ma l'abbiamo concesso gratis. È normale che dopo la pandemia si torni alla fase precedente. Senta, allora le tasse si possono calare o non talare, nel senso che il candidato Fabio Battistini dice si possono calare le tasse, perché ricordiamo che il comune c'è l'addizionale IRPEF, c'è certo. La TAI, sono alcune tasse che... Beh, noi abbiamo già calato le tasse in questi due anni, intanto per gli anni precedenti le abbiamo tenuto fermo tariffe e tassazione per tutti i 10 anni dell'amministrazione Merola. Ogni qualvolta abbiamo potuto le abbiamo ridotte e io sono molto orgoglioso di questo. Nei 2 anni della pandemia abbiamo messo 100 milioni di euro straordinari proprio per calmierare le tariffe, in particolare della refezione scolastica dei nidi. Abbiamo messo 10 milioni di euro solo sulla Tari, che è stata portata ad una riduzione del 40% per tutti. Questo è stato molto importante nella pandemia. In più abbiamo azzerato l'occupazione del suolo pubblico, quindi le tasse sulle imprese che l'amministrazione gestisce direttamente. Ora Battistini in questi giorni propone un sgravio rigato all'IRPEF nell'ultima settimana di campagna elettorale come migliore tradizione per provare a fare il colpaccio. Il punto è che questa riduzione di IRPEF che lui propone vale circa 40 milioni di euro. E dove prende i soldi Battistini? Lui propone di usare l'avanzo di bilancio. Noi abbiamo 70 milioni di euro di avanzo di bilancio. L'avanzo di bilancio significa che noi abbiamo una gestione virtuosa del nostro bilancio, lo voglio spiegare, perché è un bilancio gestito bene, è come un bilancio anche di un'azienda, tu devi prevedere le entrate che sono certe e devi essere pessimista sulle uscite. Se per caso nevica, noi a Bologna quando c'è una forte nevicata è un attimo che partono 10-20 milioni di euro di costi in più che non hai previsto. Se ci sono delle controversie giudiziarie in cui magari il comune ha torto, il comune magari deve pagare delle spese legali e noi per legge siamo tenuti a tenere delle risorse in previsione in più, per questo si crea l'avanzo. Per legge l'avanzo può essere usato solo per fare investimenti, non può essere usato per spesa corrente, quindi non può essere usato per tagliare le tasse. Questa è proprio l'ABC del bilancio, per cui la proposta che lui fa sulla riduzione dell'IRPEF non si può fare, non si può fare perché sarebbe una riduzione che farebbe crollare le casse del comune. Senti, il tema della sicurezza che torna in tutte le campagne elettorali ma sembra sempre essere un tema importante, sensibile comunque per i cittadini, adesso al di là di tutte le polemiche.
Bisogna fare di più? Io ho affermato che la sicurezza è un diritto dei cittadini, quindi sono consapevole, dopo questi miei 790 e oltre incontri, che in quest'anno e mezzo ci sono dei quartieri e delle situazioni in cui il tema sicurezza si è aggravato. È di ieri questa grande operazione della polizia, della squadra mobile, che voglio ringraziare, con un numero importante di arresti proprio sullo spaccio di stupefacenti. Sì, in questo anno e mezzo sullo spaccio abbiamo visto peggiorare la situazione, perché chiudendo i negozi, chiudendo le scuole, chiudendo gli impianti sportivi, facendo il lockdown e il coprifuoco, la città si è svuotata. E di solito Bologna vive di presidio sociale. Il nostro antidoto al degrado è quello. Chiudendo la città, i vuoti purtroppo si sono riempiti. Abbiamo visto la criminalità organizzata fare dei passi in avanti. Adesso è importante stroncarla, dare un colpo forte. E il sindaco deve collaborare col questore e il prefetto, e io ho detto deve occuparsi in prima persona, perché serve un'azione congiunta anche con la ASL, con le scuole, con chi si occupa della pulizia della città, perché i reati vanno contrastati, ma vanno soprattutto prevenuti. Senta, era necessario secondo lei l'intervento di Stefanini sulle pagine del Carlino, dicendo che Matteo Lepore è, come dire, un uomo libero? Ma non ho come capito questo dibattito un po' strano, ecco. L'ho vissuto, che continuo a fare la mia campagna elettorale, vedo che la destra non ha argomenti, addirittura Berlusconi oggi è intervenuto, non so se avete visto, cioè, hanno tirato fuori Berlusconi che nel giorno del suo compleanno mi ha attaccato, quindi oggi ho approfittato dell'onore che mi ha fatto per fare gli auguri perché compie 85 anni. Una coalizione larga quella che la sostiene Lepore? Sì, una coalizione larga, dal punto di vista politico la più larga delle città italiane in queste elezioni. Sono contento perché serve a portare avanti un progetto per la città più progressista d'Italia. Qual è la prima cosa, se dovesse essere eletto sindaco, che il primo, come dire, il primo punto d'agenda? Lasciamo stare i 100 giorni, 50, quello che è. Il lavoro e la sanità sono le due cose sulle quali c'è bisogno di un rafforzamento. Il lavoro, serve un fondo straordinario per difendere intanto il lavoro che già c'è, in particolare la sofferenza nel mondo del commercio, dell'artigianato, e poi la sanità. Abbiamo bisogno di riorganizzare il nostro sistema sociosanitario, dobbiamo rafforzare la prossimità. I medici di famiglia che vanno sostituiti quando vanno in pensione, vanno assunti infermieri di comunità, psicologi di comunità, vanno fatti lavorare nelle case della comunità insieme ai nostri assistenti sociali. Il disagio crescente dopo il Covid va sostenuto e affrontato proprio con una maggiore presenza sociosanitaria nei quartieri. Cosa chiede ai cittadini bolognesi? Chiaramente di sostenerla, però come partecipare? Venire chiaramente il 3 e 4 di ottobre a votare, è molto importante essere consapevoli della nostra forza. E io chiedo questo ai bolognesi, essere orgogliosi di questa città che ha subito, come tutte le città italiane, uno stress test enorme con questa pandemia, ma girando tanto, incontrando tanto le imprese, i cittadini, vedendo i nostri servizi, dovete sapere che Bologna è una città forte, una città solida, una città della quale essere fieri, orgogliosi. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre risorse, perché per ripartire, per ricostruire la nostra economia, dobbiamo fare leva sulle nostre possibilità. E quindi la speranza è una cosa reale, perché è la nostra forza. Grazie al candidato sindaco Matteo Lepore, grazie.